Come scherzare con le persone? Un tutorial davvero stupido, banale, scontato, quello di oggi, ma ho notato che qui su YouTube viene cercata questa azione da compiere e io spiegherò concretamente come fare. Non è così complicato come può sembrare, lo scherzo può piacere o non piacere. Per scherzare in maniera simpatica occorre essere equilibrati e far sì che la persona non se la venga a prendere. Non sappiamo mai chi abbiamo davanti, quindi può essere una persona permalosa oppure no. L'importante è che lo scherzo non vada a confondersi con l'insulto, l'importante è che lo scherzo non vada a, diciamo così, provocare problemi e non vada a offendere un essere umano, qualsiasi esso sia. Ricordatevi che avanti, che davanti a voi avete degli esseri umani che abbiano la loro, chiamiamola, tranquilla e serenità che deve essere mantenuta e soprattutto ricordatevi che davanti a voi avete degli esseri umani che hanno un cuore, un'anima. E ovviamente dei sentimenti, quindi come scherzare con gli altri semplicemente in maniera graziosa, garbata, simpatica, divertente, cercando di fare, diciamo così, delle freddure i nostri cavalli di battaglia. Le freddure sono frasi che vengono buttate lì per lì che in teoria dovrebbero fare sorridere. Grazie a tutti, dal vostro Leandro, narratore italiano, è tutto. Iscrivetevi, commentate, al prossimo video. Una buona serata, una buonanotte.